Buongiorno, e ora siamo qui a Corso di Vittorio, una strada ad alta intensità di traffico che andava rifatta. Stiamo facendo il mando superficiale, stiamo riqualificando la strada, ma il nostro quartiere obiettivo ora è diventato il quartiere Pozzillo. È un quartiere che necessita di attività di riqualificazione importante. Ebbene, vi voglio comunicare che oltre alla strada che è in corso di riqualificazione, abbiamo già presentato un progetto per la rete fognaria del quartiere Pozzillo. A breve uscirà il bando per fare anche qui uno spazio a verde di prossimità, perché è un quartiere dove abitano tante persone e ora il nostro obiettivo è riqualificarlo e, come gli altri quartieri della città, anche questo qui deve avere i propri spazi per la vita sociale, per il quotidiano, perché l'attività di miglioramento della nostra città deve continuare in tutti i settori, perché noi dobbiamo fare in modo che i nostri cittadini continuino ad essere orgogliosi della loro città e continuino a stare bene. E a proposito dell'orgoglio della nostra città e dei luoghi della nostra città, è certamente un motivo di vanto il nostro centro vaccinale, che è diventato un modello di riferimento nella regione Campania, un luogo confortevole dove i cittadini si recano in sicurezza, vengono accolti e dai volontari che fanno il servizio di accoglienza e dal personale sanitario che, nel migliore dei modi e in maniera professionale, fanno il vaccino a tutti, e dalla struttura che è accogliente e confortevole in sicurezza. E a proposito di aumentare il comfort della struttura, siccome andiamo incontro a periodi più caldi, stiamo montando un condizionatore industriale che renderà l'aria più fresca e i cittadini di Acerra devono venire qui in sicurezza, in maniera confortevole, e devono stare tranquilli e sereni, e soprattutto si devono vaccinare tutti. La nostra città continua ad essere riferimento in ogni settore, e quello delle progettualità, e quello della realizzazione degli obiettivi, e quello del miglioramento urbanistico, e quello dell'aspetto sanitario e dell'aspetto ambientale. La nostra città è modello di riferimento. A presto per ulteriori aggiornamenti, perché abbiamo ancora tanto da dirci.